76esima edizione del Festival d'Arte Drammatica. Il 19 ottobre parte il concorso, però c'è tanto altro. C'è un programma che inizia col Festival Ragazzi già il 16, ci sono tanti eventi collaterali suggestivi, però partiamo dal concorso. Che cosa vedremo dal 19 ottobre? Il 19 ottobre vedremo lo spettacolo della Calandria, della compagnia Il Castello di Foligno, un ritorno a Pesaro, una compagnia che ha riscosso tanto successo nelle edizioni passate, quindi un bel modo di far partire il festival con uno spettacolo di sicuro livello. Sono 8 gli spettacoli in concorsi selezionati dalla giuria, dalla commissione selezionatrice, composta da me e da Giuseppe Sposto, che ringrazio per il grande lavoro, perché sono stati 117 gli spettacoli proposti. Quindi anche quest'anno la possibilità di scegliere fra il meglio del teatro non professionistico che si presenta a Pesaro, considerando il nostro festival con un po' di riferimento di un movimento che conta migliaia di compagnie in tutta Italia. Quindi abbiamo un po' la presunzione e direi l'orgoglio di poter presentare il meglio di questo movimento così ampio. La partenza sicuramente garantisce e conferma questo pensiero con questo spettacolo che appassionerà il pubblico e direi anche divertirà. E poi abbiamo tanto altro, dicevamo il Festival Ragazzi, che è una piacevole conferma. Sì, in un festival che fa del pubblico dei giovani e dei giovanissimi, proprio pubblico di riferimento, quindi tutto il festival in realtà è un festival ragazzi, è ricavata al proprio interno una sezione ancora più per i ragazzi, in cui ci sono presenti degli spettacoli anche in orario mattiniero, quindi i ragazzi possono venire durante l'orario scolastico a teatro a vedere gli spettacoli. Sono due le proposte di quest'anno: Alessandro Barbaglia, che presenta Storie vere al 97%, una rincorsa che ho fatto ad Alessandro già da un po' di tempo, finalmente quest'anno abbiamo trovato la data giusta per poterci incontrare, uno spettacolo di narrazione delle storie raccontate vere appunto al 97%, cioè storie vere con un pizzico di drammaturgia per renderle ancora più fruibili, ma che lasceranno veramente a bocca aperta i nostri spettatori scoprendo delle storie che un po' conoscono ma che saranno completate sul palcoscenico dallo stesso Alessandro, che le racconterà accompagnato da un musicista. E poi un grande ritorno, ormai possiamo dire che è un ospite quasi fisso del nostro festival, Roberto Mercadini, con uno spettacolo tutto dedicato alla vita e all'opera di William Shakespeare. Mercadini torna a Pesaro per la quarta volta. La prima volta era conosciuto da pochissimi fan che lo seguivano soprattutto sul suo canale YouTube, ora è uno degli autori e attori teatrali più seguiti in Italia per questo particolare genere di teatro, con questo teatro ancora di narrazione. Tornerà a Pesaro in un festival che lo accoglierà ancora a braccia aperte con un doppio appuntamento, la mattina alle 11 e la sera alle 21. Abbiamo detto prima, il festival inizia il 19, ma con un'apertura il 16 mattino, ricordavamo, ma ricordiamo che il 16 sera c'è anche un concerto, perché torna la musica protagonista del festival dopo l'anno scorso in cui abbiamo ospitato l'Orchestra Olimpia, quest'anno la Aldemaro Moltedo Jazz Band, che inaugurerà le serate del festival appunto il 16 ottobre con un concerto gratuito.